Allora, ho chiamato qualche minuto fa, adesso sono le 16:15, ho chiamato Rosario Marcianò per dargli una notizia che secondo me poteva essere positiva. E lui mi ha detto: mi fa piacere, ma solo che noi siamo qua veramente messi male perché stamattina è arrivata la polizia postale e gli è sequestrato praticamente computer, hard disk, tutto. Tieni conto che in quella casa c'è anche una signora anziana, quindi si rompono così. Gli hanno sequestrato tutto, materiali, DVD, CD, quello che era, computer, tutto. Perché? Perché un magistrato ha disposto il sequestro di queste cose e gliel'hanno portate via a causa di una causa, scusa il bisticcio di parole, per diffamazione che un troll, uno di questi, gli ha fatto. E il magistrato addirittura nell'atto ha detto che bisogna anche verificare se attraverso i mezzi che loro usano, quindi canali e altro, abbiano diffamato, commesso altri reati. Hai capito? Siamo al reato preventivo, Giuseppe, al reato preventivo. Io voglio vedere, io mi appresto a denunciare penalmente una banca, voglio vedere la banca, voglio vedere se il magistrato, a seguito di una denuncia penale per usura, metterà sotto sequestro tutti i computer in tutta Italia della banca, sequestrerà documenti, sequestrerà qualcosa, quando siamo di fronte a una dittatura micidiale proprio. È un magistrato che firma una roba del genere. Praticamente tappare la bocca o togliere gli strumenti a chi sta cercando di diffondere delle informazioni. Questa è di una gravità veramente enorme. Non a caso, l'altro giorno il titolo di quell'audio, di quel collegamento che abbiamo fatto con Rosario era "C'è ingegneria occulta, escalation". Qua c'è un'escalation incredibile. Inoltre, giustamente, come Rosario fa rilevare, dentro ci possono mettere qualsiasi cosa, lo sai come avviene, no? Magari pedofilia, altra roba, eccetera, eccetera. Come pure Anche perché, possono. scusa, anche perché una volta che loro l'hanno preso, sto computer, Esatto, chi ne esatto. sai che non sono loro a inserire qualcosa? Beh, ma come facevano una volta con la droga, no? Come fanno per altre cose. Inoltre possono cancellare per sempre tutta una serie di dati che invece sono importanti, perché si sa che Rosario e Antonio fanno ricerche di un certo tipo, quindi hanno prove, dati scientifici, cioè, sono persone di altissimo livello, ricercatori veramente seri, a parte i coraggiosi, ma qua rischiamo di ripeterci. Quindi questo è quello che sta accadendo in questo paese. Questo sta accadendo in questo paese. Poi dirò anche qualcos'altro, non di questo tipo, ma di una magistratura che ormai veramente è qualcosa di spacciato, è qualcosa di spacciato. Quindi questo volevo dire, Giuseppe. Quindi il livello sta veramente salendo perché a mio avviso l'informazione sta arrivando e allora cosa fanno? Usano la forza attraverso la presunta giustizia per tappare la bocca a chi ha ancora il coraggio a fronte di un paese di codardi e di conigli perché non so chi stiamo difendendo, chi ci stiamo difendendo, questa è la vera domanda, chi stiamo difendendo? Un popolo di conigli e di codardi. Pochi uomini, no, io non faccio niente, ma gente come Marcianò, come tanti altri, capite? Che rischiano in proprio per chi al momento giusto non dà una mano, non diffonde un'informazione, non fa sentire la sua solidarietà, il suo sostegno. Siamo alla fine dell'essere umano, io continuo a dirlo. Scusa lo sfogo, Giuseppe, ma direi ancora peggio, mi sto trattenendo. Oggi sono così, sono tranquillo oggi. No, ma non, cioè, è veramente disarmante. Quando poi Auriti diceva che ci voleva la certezza del diritto, ma il diritto quello giusto, quello vero, quello per il popolo, aveva ragione, aveva ragione. Invece oggi Ma abbiamo Auriti l'intero. parlava di giustizia, Giuseppe, qua parliamo di legge, sono due concetti completamente diversi. Assolutamente sì. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Infatti, un bel pugno in faccia di questa legge, Io tra l'altro, guarda. spero solo Sì. che abbiano fatto un backup che si trovasse fuori dalla loro sede, spero solo, se no Ma guarda, c'è questo io non questo te lo rischio dico, oltreano. non te lo so dire, so che stasera chiamerò ancora Rosario e mi darà ulteriori dettagli perché adesso sono ancora là, insomma, capisci, una roba del genere è una roba abbastanza grave dal punto di vista personale, dal punto di vista che c'è anche una persona anziana in casa che è la mamma, dal punto di vista del danno che tu hai a tutti i livelli, da quello che possono introdurre,
all'interno di questi dati, ma sono tutta una serie di considerazioni ovviamente che e poi devi decidere da farsi, difenderti, magari chiamare gli avvocati, insomma sono momenti che ciascuna persona intelligente, ma animata anche da spirito di libertà o di giustizia, gli passano per la testa in questi momenti. Quindi questo è. Va bene, grazie per la testimonianza, Elia. Ciao Giuseppe, ciao. Stai bene. Ciao.